Ciao a tutti, oggi prepareremo le polpette di fagiolini e patate. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 60 minuti. Gli ingredienti sono fagiolini, patate, uova, pesto, sale, pepe, pan grattato aromatizzato, parmigiano, pecorino, prezzemolo e basilico e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo all'interno del boccale l'acqua. Il sale. Andiamo a chiudere il coperchio senza il misurino perché adesso andremo a posizionare il varoma che ci servirà per cuocere i fagiolini e le patate. Quindi andiamo a posizionare il nostro varoma e all'interno andremo a mettere i fagiolini. E le patate. Dopodiché chiudiamo col coperchio dell'aroma e andiamo a cuocere per 30 minuti temperatura varoma velocità 2. Le nostre patate e i nostri fagiolini sono pronti, lasciamoli raffreddare e poi mettiamoli da parte. Dopo aver svuotato il varoma e anche il boccale dell'acqua, senza lavare il boccale, andiamo a mettere all'interno il parmigiano, il pecorino, le foglie di prezzemolo e basilico. Andiamo a tritare il tutto per 10 secondi. 10 secondi a velocità 10. Andiamo a mettere da parte il nostro trito, sempre senza lavare il boccale. Andiamo a mettere i fagiolini. E li andiamo a tritare per 3 secondi a velocità 6. Andiamo a mettere da parte. Sempre senza lavare il boccale, andiamo a mettere le patate all'interno del boccale e le andiamo a tritare per 10 secondi a velocità 6. Questo sarà l'effetto delle nostre patate tritate, tipo purè. Adesso andremo ad aggiungere le uova. Il sale. Il pepe. Il trito di parmigiano, prezzemolo e basilico. Il pan grattato aromatizzato. E il pesto.
andiamo ad amalgamare il tutto per 40 secondi a velocità 3. Questo è il nostro composto. Adesso andremo ad aggiungere i fagiolini che abbiamo precedentemente tritato in maniera grossolana. E andiamo ad amalgamare il tutto per 40 secondi antiorario, velocità 3. Il nostro impasto è pronto. Eventualmente potrete amalgamarlo con la spatola qualora dovesse risultare necessario. Andiamo a formare le nostre polpettine. Con l'aiuto di un cucchiaio andiamo a formare le nostre polpettine. Andiamo a mettere l'impasto nel pan grattato. E le andiamo ad adagiare su una teglia rivestita di carta da forno. E continuiamo così per il resto dell'impasto. Dopo aver formato le nostre polpette, andiamole a cospargere con un filo d'olio. Le andremo a infornare a 180 gradi per 20 minuti. Le nostre polpette sono pronte, andiamo a impiattare. Polpette di fagiolini e patate. Grazie e alla prossima ricetta.